Brand Tecnoviso Radio, Elena Martinez, Project Officer del Consiglio Europeo per l'Innovazione, Giorgia Padiglioni, Regione Umbria, vi ho presentato un po' tutto il parterre. Bene. Bene, Vogliamo bene. cominciare? Fabio? Prego, quando volete. Bene. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio tutti per la partecipazione. Chi ci segue in questi nostri appuntamenti sa che normalmente affrontiamo temi legati all'innovazione, spesso parlando di contenuti tecnologici, di nuovi trend tecnologici o di comunque strumenti a supporto dell'innovazione e della ricerca nelle imprese. Oggi affrontiamo l'argomento in maniera un po' diversa, l'affrontiamo con un volendo, diciamo, evidenziare un punto di vista diverso, punto di vista delle donne nell'innovazione, nell'affrontare l'innovazione, quindi più da un punto di vista dell'approccio che del contenuto. E questo ci rende, diciamo, particolarmente felici di aver potuto organizzare e coorganizzare questo webinar con il supporto e l'adesione di Women and Technologies, Associazione di Donne e Tecnologia. Un ringraziamento particolare va a Gianna Mappinengo, presidentessa dell'associazione, che diciamo, ha favorito questa collaborazione. E grazie alla dottoressa Sciurpa che è stato possibile organizzare questo webinar, perché è grazie a lei che si è creato il contatto con Gianna Mappinengo, questa fruttuosa collaborazione che spero sia soltanto all'inizio. Io passerei direttamente agli argomenti presentando la dottoressa Sciurpa, che è la nostra amministratrice, tra l'altro prima donna amministratrice di Sviluppo Umbria in più di 40 anni di attività, laureata in economia e commercio con un dottorato di ricerca, imprenditrice, quindi una persona con una visione e con una sensibilità verso questi temi e verso l'innovazione che ha dimostrato in questi, diciamo, pochi mesi di collaborazione con una certa forza. Tanto che poi oggi siamo qui e riusciamo ad organizzare questo evento con molto piacere. Prego, dottoressa Sciurpa. Bene, buongiorno di nuovo e grazie dottoressa Boncio per le sue parole. Devo dire che sento di essere particolarmente fortunata in un contesto complesso ma anche stimolante come Sviluppo Umbria ad aver trovato lei ad occuparsi di innovazione e di trasferimento tecnologico. Lei, in quanto professionista molto proattiva da anni in questo settore e poi anche donna che non guasta, soprattutto oggi in questo nostro webinar, che mette a confronto donne che certamente cercano di dare il loro contributo in maniera sempre più preponderante rispetto a quelle che sono le dinamiche che viviamo tutti i giorni. Quindi per me è un vero onore oggi salutarvi. Darvi, ecco, il mio augurio che la nostra collaborazione possa portare proficui risultati per il nostro territorio, certamente, ma anche un risultato di best practice a livello nazionale, perché no? Unendo le forze, facendo rete, utilizzando quella componente di intelligenza emotiva. C'è un problema di audio. Dottoressa, l'abbiamo aperta, c'è un problema di audio. Fabio? No. Fabio? Vi lascio ai vostri Abbiamo lavori. perso le sue ultime battute, purtroppo c'è stato un problema di audio. Sì, dicevo l'importanza del network, il network che possa essere certamente di sostegno a livello territoriale, ma anche a livello nazionale, e sono sicura che l'unione di donne che vogliono occuparsi sempre più proattivamente di ambiti che normalmente sono più di appannaggio maschile, se vogliamo, oggi determina un valore aggiunto al quale non possiamo rinunciare, ma anzi dobbiamo certamente favorirlo.
Dottoressa, non so se abbiamo perso l'audio o ha terminato. Abbiamo perso di nuovo l'audio. Chiedo a Fabio se può intervenire in qualche modo. Abbiamo Vedo ora. sentito fino alle ultime battute, poi abbiamo perso il segnale. Io sono da remoto purtroppo, quindi. Vabbè, credo che comunque, visto che il microfono della dottoressa Sciurpa è chiuso, credo che il suo intervento sia concluso. E se ha qualcosa da aggiungere, la invitiamo ad interrompermi, la invito ad interrompermi eventualmente. Comunque, grazie dottoressa, grazie anche per le belle parole. E, di nuovo, grazie per aver consentito l'organizzazione di questo webinar e grazie, per dimostrare la sensibilità verso questo tema. Il punto di vista diverso è questo il valore, ma un valore di cui discutiamo oggi tra tutte donne, ma che vogliamo sicuramente condividere con tutti gli uomini che ci sostengono in questo, no? Nell'immersione comunque di competenze, nel dare valore a un punto di vista differente e la pluralità di punti di vista sappiamo che sono quelli sono alla base delle innovazioni vere. E, a questo punto c'è Giorgia Padiglioni. Giorgia, funzionaria della Regione Umbria, che è responsabile del programma che ci consente di organizzare questi appuntamenti e di sostenere le imprese nei processi di innovazione e trasferimento tecnologico, è del servizio infatti innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Umbria. Da anni, purtroppo lo possiamo dire Giorgia, da anni impegnata nel sostenere le imprese anche attraverso la progettazione di strumenti a favore dell'innovazione e della ricerca un'attenzione sia alle nuove imprese che comunque alla partecipazione femminile a questi processi. Grazie, Giorgio. No, grazie a voi per l'invito e per partecipare a questa iniziativa, sicuramente molto interessante. Poi, come ci siamo dette anche, no, in questi giorni in fase di preparazione dell'incontro, è molto interessante. Sono stata molto felice di partecipare proprio perché l'incontro non vuole essere né una rivendicazione della visibilità che le donne vogliono avere, ma una dimostrazione del fatto che comunque l'approccio appunto del mondo femminile nell'innovazione è diverso e anche secondo me è importante anche condividere comunque le donne che hanno osato appunto andare oltre e lavorare a pieno campo nell'innovazione possono dimostrare perché purtroppo da notare che ancora c'è una scarsa propensione della donna a seguire percorsi di studio, o di carriera per i quali viene percepita comunque una difficoltà sia nella fase di ingresso che poi nella crescita possibile professionale o comunque per avere un successo. È ovvio anche questo dai dati che noi abbiamo, per esempio, dal minor riscontro delle donne nelle lauree STEM, oppure nel fatto che comunque ci sono ancora iniziative proprio dell'ONU, per esempio sulla giornata internazionale per la, no, della donna nella scienza, che c'è l'11 febbraio. Quindi sono tutte iniziative che appunto vogliono testimoniare questa cosa. E mi sembra proprio questo un momento molto importante parlare di questo, perché siamo in una fase un pochino anche di ripartenza di tante attività. Non nascondiamo che per le donne questo periodo della pandemia è stato particolarmente duro e comunque che noi, io occupandomi di fondi strutturali, stiamo vedendo come alla fine di questa programmazione le piccole iniziative che noi abbiamo preso per supportare l'imprenditorialità femminile forse non sono state così efficaci. Quindi se prendiamo anche in considerazione quello che c'è scritto nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, dove lì ci sono molte risorse dedicate sia all'occupazione di qualità, a partire dall'inclusione sia dei giovani che delle donne, abbiamo una grande possibilità per poter ripartire con uno spazio ad hoc per le donne in tutta la programmazione nuova che deve partire per il 2021-2027. E quindi potrebbero essere questi dei momenti per capire anche quelle che possono essere le strategie complete e complesse per favorire anche l'occupazione femminile negli prossimi interventi che andremo comunque ad attivare.
con i fondi che abbiamo della Commissione europea sostanzialmente, e andare a coprire un po' quel gap che c'è tra quella che è la situazione italiana e quello che invece è lo standard europeo e anche negli altri paesi. E quindi grazie, sono contenta di partecipare, ascoltiamo un po' queste esperienze e vediamo che le idee che ci possono venire per il futuro per attivare appunto degli interventi specifici a favore delle donne, comunque per valorizzare le caratteristiche del lavoro che si riesce a fare nell'innovazione. Grazie. Non ti sentiamo, Elisabetta? Scusatemi, dicevo grazie a te Giorgia e grazie diciamo per manifestare diciamo questo impegno. In realtà il lavoro comincia dalla fine del webinar, no? Nel progettare comunque degli strumenti che siano sempre più aderenti a quelle che sono le esigenze delle imprese, le esigenze dell'evoluzione. Quindi come abbiamo collaborato negli ultimi anni, facendoci venire delle idee, cercheremo comunque di continuare questa collaborazione sui temi comunque della tecnologia, dell'innovazione, della ricerca, della sostenibilità, altro tema assolutamente caro alle donne, dove io ritengo diciamo che la visione, in questo senso c'è il valore della visione al femminile e di questo aspetto sarà quello che potrà fare la differenza nella ripartenza, nel riprogettare il nostro futuro. Il percorso sulla sostenibilità, anche per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il mio gruppo di lavoro, è cominciato diversi anni fa. Abbiamo iniziato nel 2016 ad esplorare la simbiosi industriale, l'economia circolare, a cercare di fare progetti test con delle imprese per verificare metodi di applicazione di queste cose. La visione prospettica delle donne in questo senso è la sensibilità che dimostriamo verso l'ambiente, ma anche verso una responsabilità sociale. Secondo me saranno dei punti di vista importanti per programmare. Il tema, diciamo, è molto collegato all'intervento di Monica Casadei, che è rappresentanza di Women and Technologies dell'associazione, ma è anche socia amministratrice di Ideacque. E attraverso questa sua attività professionale è stata candidata, diciamo, avendo dimostrato diciamo, delle particolari qualità, è stata candidata e ha vinto il premio Tecnovisionario, che è un premio di cui Monica stessa ci parlerà, che è annualmente promosso dall'associazione Women Technologies. E Monica ha vinto l'edizione dello scorso anno, del 2020, per la sezione water treatment, giusto? Il tema dell'anno scorso è Monica, il microfono spento. Eccolo qua. Esattamente, water treatment, esattamente come hai detto. Importante, poi ci racconti la tua esperienza di donna in un ambito di sostenibilità, di economia circolare, di impiego di tecnologie. Prego, grazie di essere qua. Grazie a voi, buongiorno a tutti e grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi a parlarvi innanzitutto di Women Tech. E poi dirò anche due parole sulla mia esperienza personale in materia di innovazione applicata all'ambiente, nello specifico, come dicevi un attimo fa, Elisabetta, al trattamento delle acque. Women Tech, direi che partiamo da Women Tech, che è un'espressione, diciamo, ricalca esattamente quello che diceva un attimo fa la dottoressa Sciurpa in merito al network. Women Tech ha l'importanza del network, è un'associazione che io definisco di donne per le donne che amano la tecnologia e dunque che sono un po' innamorate dell'innovazione. Sono due concetti strettamente connessi. E quello che si propone l'associazione è di essere un vero e proprio punto di riferimento, un network di riferimento per chiunque voglia contribuire alla valorizzazione del talento femminile in ambito tecnologico. Non necessariamente solo donne,
Questo per rispondere a quanto è stato detto un attimo fa, ma anche uomini che partecipano molto volentieri alle varie iniziative che l'associazione promuove e che vogliono contribuire, dare il loro contributo, perché il talento femminile, come dicevo un attimo fa, che venga valorizzato in un ambito in cui, dobbiamo essere onesti, la presenza femminile, soprattutto nelle posizioni di vertice, è ancora abbastanza carente. Oggi la situazione un pochino sta cambiando, sta cambiando lentamente, ma anche con fatti concreti. Mi piace ricordare la nomina di Maria Grazia Carrozza alla presidenza del CNR, ma anche la riconferma di Fabiola Giannotti, che nel 2016 è stata nominata come prima donna direttore generale del CERN, ma soprattutto dopo 5 anni di mandato è stata il primo esempio di riconferma dopo, ripeto, i primi per altri 5 anni. Sono tutti segnali che non solo ci lasciano ben sperare, ma devono essere uno stimolo a continuare a lavorare e ad impegnarci in tutti i modi che abbiamo a disposizione per poter far sì che le giovani donne di oggi, che sono innamorate della tecnologia, possano dare in un futuro non troppo lontano il loro contributo concreto al progresso tecnologico, magari occupando anche delle posizioni apicali, di vertice. L'associazione nasce nel 2009 e nasce da un'idea di Gianna Martinengo, che è la nostra presidente e che è una donna vulcanica. Non c'è altro modo di definirla. È sicuramente una donna che ha tanti talenti, però sono certa che non si offenderà se dico che all'interno di Women Tech è in buonissima compagnia, perché ci sono veramente tantissime donne che partecipano all'associazione, che rappresentano l'eccellenza nei più disparati comparti della vita sociale. E sono tante, ma Gianna ha una qualità che io credo di non aver mai riscontrato in maniera così spiccata, ovvero ha la capacità di tradurre qualunque idea in tempi brevissimi in un'azione. E questa sua caratteristica contagia un po' tutte, perché credo di non aver mai incontrato un'associazione così attiva come lo è Women Tech. Può sembrare un'autocelebrazione o un'opinione di parte, ma le iniziative che vengono promosse sono veramente tante, estremamente attuali, coinvolgenti, e credo siano soprattutto frutto di questo di questa energia, di questa donna incredibile che ha saputo creare un network di grande valore, di grande prestigio. Quando guardo a lei mi viene sempre in mente io non amo moltissimo chi fa citazioni, ma la prima frase a cui ho pensato conoscendola, la prima volta proprio che le ho parlato, è stata una frase di Edison, che sostiene che le idee, quando non si traducono in azioni, sono solamente delle allucinazioni. Una frase che a me piace moltissimo e a cui cerco di ispirarmi quotidianamente. Ecco, quello che posso dire è che in Women Tech, grazie a Gianna Martinengo, di spazio per le allucinazioni proprio non ce n'è. Personalmente ho conosciuto l'associazione l'anno scorso, quindi è una conoscenza abbastanza recente, perché ho avuto in realtà l'onore di essere premiata come tecnovisionaria lo scorso 2020, come dicevi tu, Elisabetta. E il premio tecnovisionario è un premio che viene assegnato dall'associazione annualmente e che ogni anno riguarda un tema specifico. L'anno scorso è stato dedicato all'innovazione applicata all'economia circolare e all'interno di questo macro argomento sono stati individuati diversi premi, tra cui il premio dedicato al trattamento delle acque che appunto ho avuto l'onore di vedermi consegnare. Qualcosa su di me. Io mi occupo di acqua da moltissimi anni. E 5 anni fa ho fondato, insieme ad altri uomini che sono specialisti del settore, quindi che si occupano di acqua da tanti anni come lo faccio io, quella che oggi è una PMI innovativa che si chiama Iride Acque,
e di cui sono amministratore delegato. Iridacque si occupa del trattamento dei reflui industriali, quindi si occupa di ripulire tutte quelle acque che vengono utilizzate nei differenti cicli produttivi, e lo facciamo con un obiettivo specifico, che è quello di consentire il massimo riutilizzo dell'acqua una volta trattata. La società nasce nel 2015 e direi che quello che ci accomunava in quel momento, il motivo per cui nasce Iridacque, era la convinzione che il settore fosse di fronte ad un momento di profondo cambiamento. Erano gli anni immediatamente successivi alla condanna da parte della Comunità Europea di pesanti sanzioni. L'Italia aveva ricevuto una condanna al pagamento di pesanti sanzioni sul tema della depurazione. E quindi con sempre maggior frequenza le imprese, quindi le realtà industriali, produttive, erano chiamate ad occuparsi delle loro acque. Non era più possibile fare quello che in maniera assolutamente legittima era stato possibile fino a qualche anno prima, perché fino a qualche anno prima, anche quando le acque eccedevano i limiti massimi, diciamo, consentiti dalla normativa vigente, si consentiva loro di scaricare comunque i reflui in fognatura pagando quella che veniva in gergo chiamata deroga, quindi quella che io scherzosamente definivo una multa pagata in anticipo. Ecco, dopo la condanna da parte della Comunità Europea non è stato più possibile, quindi con sempre maggior frequenza le imprese erano chiamate ad occuparsi dei propri reflui. La nostra convinzione era che non esistesse tra le tecnologie che normalmente gli operatori del settore offrivano alle imprese che avevano bisogno di un impianto di depurazione, non ci fosse qualcosa di realmente efficace per trattare reflui che spesso erano molto molto inquinati, molto più inquinati di quelli che normalmente venivano trattati, quelli che escono dalle nostre case. E dunque non ci fossero dei prodotti. Poi in realtà le richieste da parte del mondo produttivo riguardavano diciamo l'inquinamento dei reflui, ma riguardavano moltissimi altri aspetti della gestione di un impianto. E quindi noi abbiamo raccolto un po' tutte queste esigenze e abbiamo iniziato a girare per il mondo per capire se già esisteva qualcosa che potevamo portare in Italia e offrire alle nostre imprese. Non abbiamo trovato nulla e quindi l'unica soluzione è stata trovare qualcosa di nuovo, inventarci qualcosa di nuovo. Abbiamo iniziato ovviamente a ricercare, abbiamo investito in un laboratorio e tutta una serie di strumenti di ricerca e abbiamo messo a punto un nuovo processo e nuovi impianti, ispirandoci ovviamente alle debolezze di quelle tecnologie che ben conoscevamo perché le avevamo utilizzate per tanti anni e soprattutto alle richieste che ci pervenivano dal mondo industriale. Ci siamo, direi, ispirati sin da subito ad una tecnologia che normalmente viene utilizzata per la depurazione dell'aria. Io non sono un tecnico, ho una laurea in economia, quindi non entro in dettagli tecnici. E abbiamo lavorato per adattarla al trattamento dell'acqua. La sfida maggiore ha riguardato il costo ed è stato forse l'elemento più innovativo che abbiamo introdotto nel nostro percorso imprenditoriale, perché questa era una tecnologia estremamente efficace che quindi avrebbe certamente soddisfatto un po' tutte le esigenze del mondo produttivo, ma era troppo costosa. Quindi pochissimi, solamente quei settori ad altissima marginalità avrebbero potuto permettersela. E noi invece volevamo che il nostro prodotto fosse un prodotto che tutti si potevano permettere, la micro realtà, ma soprattutto tutti quei settori che non si caratterizzano per un'altissima marginalità. E allora la vera sfida è stata trovare il modo di renderla meno costosa. Il modo è arrivato, come spesso accade, da un'intuizione, perché la nostra tecnologia rientra nella famiglia delle cosiddette ossidazioni catalitiche avanzate, un termine che può spaventare, ma sono semplicemente delle ossidazioni che utilizzano un catalizzatore, quindi un acceleratore, diciamo, dell'ossidazione catalitica che noi provochiamo attraverso l'acqua ossigenata.
Il catalizzatore, se venisse prodotto da materiali nobili, avrebbe un costo molto molto elevato e quindi renderebbe la tecnologia costosa, come dicevo un attimo fa. Noi abbiamo trovato il modo di renderlo, di rendere la produzione del nostro catalizzatore poco costosa, ricavando una parte dei materiali che ci servono per produrle da materiale di scarto, dalle pile esauste, quindi quelle di uso comune, quelle che tutti noi utilizziamo nel nostro quotidiano. Questo ci consente di ovviamente dopo la prima fase di studio della tecnologia, di messo a punto della tecnologia, è arrivata la fase dell'ingegnerizzazione dei prodotti e questo ci consente però di offrire degli impianti assolutamente il cui prezzo è assolutamente accessibile per qualunque tipo di attività produttiva. Abbiamo fatto in modo che un prodotto che era un prodotto che sarebbe stato un prodotto d'élite, un prodotto per pochi, diventasse alla portata di tutti, oltre ad essere un prodotto chiaramente molto molto efficace. Per questo è il motivo per cui veniamo definiti un esempio di economia circolare, ma in realtà cerchiamo di ispirare ogni nostra scelta quotidiana al principio cardine dell'economia circolare, che le nostre nonne conoscevano molto bene, che è semplicemente buttiamo via il meno possibile e recuperiamo tutto ciò che è recuperabile. Lo facciamo sicuramente quando produciamo il catalizzatore a partire dalle pile, ma lo facciamo anche quando utilizziamo l'acqua ossigenata e quindi disinfettiamo i nostri reflui e li rendiamo riutilizzabili, così come quando cerchiamo di far sì che i nostri impianti siano modulari e quindi possano crescere col crescere dell'azienda, ma siano anche perfettamente integrabili con altri impianti già esistenti. Queste sono tutte scelte che vanno nella direzione di una sostenibilità e di un rispetto di quell'economia circolare di cui ci siamo un pochino innamorati sul percorso. Personalmente, e credo che lo dimostri un po' la mia esperienza, credo che innovare significhi semplicemente trovare delle soluzioni alternative un po' fuori dagli schemi e noi donne, per riprendere quanto ho sentito un attimo fa, è vero che siamo molto brave ad innovare, siamo un po' naturalmente vocate all'innovazione, perché anche quando non siamo delle professioniste in altri ruoli nel corso della nostra vita, da mamme, da mogli, da figlie, siamo abbastanza allenate a trovare continuamente soluzioni diverse, soluzioni fuori dagli schemi, e questo sicuramente ci rende molto compatibili coi temi dell'innovazione. Dobbiamo avere il coraggio di scendere in campo, dobbiamo sfruttare questo momento che è verissimo, è un po' magico, perché mai come oggi si è parlato di gender gap, mai come oggi l'importanza di colmare quel gap, già il riconoscimento che esista un gap e il fatto che se ne parli così tanto rende veramente il momento assolutamente favorevole ad un cambiamento che speriamo si attui nel più breve tempo possibile. Dobbiamo fare in modo che le nostre giovani donne di oggi che vogliono lavorare in ambito tecnologico abbiano la possibilità di farlo in maniera, diciamo, più semplice rispetto a quanto magari è accaduto alle donne della mia generazione. Concludo dicendo che per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale, questo è l'altro dibattito che dobbiamo sostenere e di cui ci dobbiamo necessariamente occupare, perché ne va del futuro del nostro pianeta, e non è una frase fatta, credo che la recente pandemia ce l'abbia dimostrato in maniera molto chiara. Direi che all'interno di questo dibattito mi piacerebbe che di acqua si parlasse un pochino di più, perché anche se noi viviamo in un paese ricchissimo di acqua e quindi dove spesso l'acqua viene sprecata, non dobbiamo mai dimenticare che è un bene di cui disponiamo in misura finita, che non siamo in grado di riprodurre e senza il quale nessuna forma di vita è possibile. Quindi è assolutamente urgente imparare ad avere cura delle nostre acque.
Noi l'assenza di acqua genera dei veri e propri problemi sociali. Noi qualche giorno fa Iride Acqua è diventata una benefit company perché siamo convinti che fare bene il nostro lavoro significhi proprio svolgere anche un servizio sociale. Il 40% della popolazione mondiale oggi vive in condizioni di stress idrico, quindi in luoghi del mondo dove la domanda di acqua è nettamente superiore alle risorse disponibili. L'ONU ci dice che questa percentuale è destinata ad aumentare fino al 55% entro il 2050. Dobbiamo assolutamente lavorare perché questo non accada e per questo abbiamo bisogno di soluzioni nuove e di una nuova cultura dell'acqua, quindi di innovazione tecnologica e di una nuova cultura. Dobbiamo imparare a risparmiare l'acqua, dobbiamo imparare a ripulirla dopo averla utilizzata e a riutilizzarla quante più volte possibile, senza commettere l'errore di pensare che siccome l'inquinamento idrico magari non ci riguarda da vicino, lo stress idrico non ci riguarda da vicino, ma affligge paesi lontani da noi, sia un problema che non ci riguarda, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato la recente pandemia è che le nostre vite, ci piaccia o non ci piaccia, sono tutte naturalmente interconnesse. Grazie Monica, grazie per aver portato la tua esperienza con elementi molto importanti. Il tema dell'acqua è sicuramente un tema centrale nel rispetto dell'ambiente. Come dicevamo nella nostra pre-riunione di ieri, anche noi abbiamo supportato le imprese nel trattamento dei reflui e su un tema molto importante. Direi che nella tua esperienza, che io dal mio punto di vista professionale trovo esaltante, perché parlando di economia circolare siete riusciti a chiudere veramente il cerchio, perché è la cosa più difficile nell'attuazione dell'economia circolare. Si fanno dei pezzi, ma poi è molto difficile riuscire a chiudere il cerchio. Quindi questa bellissima innovazione di rendere una tecnologia accessibile in termini di costo utilizzando degli scarti, direi che è una cosa encomiabile. Complimenti per l'averla attuata. Quindi da donna hai fatto cadere a terra l'idea. Condivido assolutamente tutte le parole che hai detto su Gianna, cioè una persona che io ho visto purtroppo online un paio di volte, ma è veramente contagiosa nella sua energia, nel suo modo di fare, e c'è molto da imparare. Devo dire, è una bella fortuna incontrarla, perché infonde una fiducia e un'energia che non è pari. E quindi speriamo di imparare a ritrasmettere questo tipo di energia e di allargare sempre di più il network. Dal nostro punto di vista privilegiato, come io dico spesso ai miei colleghi di agenzia e in particolare di questo gruppo lavoro che si occupa di innovazione e di ricerca, con i nostri continui contatti con le imprese, sia per supportare le imprese in varie fasi del processo di innovazione, sia nella valutazione dei progetti di ricerca che comunque presentano, devo dire che nell'arco degli anni, da questo punto di vista è un fattore così di vantaggio la mia età, e posso dire che negli ultimi 10-15 anni con grande piacere mi ritrovo a lavorare e a condividere con donne molto giovani che hanno un ruolo nella ricerca e sviluppo. Quindi il riconoscimento vero è non la donna imprenditrice che fa, quella brava che si è lanciata, ha avuto il coraggio di lanciarsi e riuscire, che è cosa notevole. Ma questo aspetto secondo me è determinante, perché dimostra una fiducia delle imprese, spesso, anzi direi quasi sempre, amministrate da uomini, verso donne in ruoli importanti, cruciali per le imprese, che è appunto quello della ricerca e sviluppo. E devo dire con grande entusiasmo, io mi ritrovo a lavorare con donne molto più giovani di me e con una competenza veramente alta. E quindi è un elemento di soddisfazione della mia professione questo, sono cambiate delle prospettive. E poi pian piano cercheremo anche di sfondare un po' anche i ruoli più apicali
ma insomma con il network e con il sostegno reciproco si può fare. Donne competenti, il punto di vista dell'Europa, Elena Martinez, è la nostra prossima relatrice, che ringrazio per aver accettato, ringrazio anche la mia collega Valeria Dudisco, che è nella nostra sede a Bruxelles della Regione Umbria, per averla scovata. è policy officer sul tema della differenza di genere. EIC, il Consiglio Europeo dell'Innovazione, ha un ruolo rinnovato, molto importante in questa nuova programmazione europea. Abbiamo circa un mese fa organizzato un webinar che ci ha raccontato un po' quello che sarà il ruolo di EIC. Ascoltiamo Elena invece per sapere quali saranno le innovazioni anche a favore delle donne competenti e che si occupano di innovazione e di ricerca. Grazie. Elisabetta, mi sentite bene? Sì, benissimo. Grazie. Quindi grazie a tutte, grazie per l'invito, complimenti Monica, è stata una presentazione davvero interessante, una bellissima storia. E sono molto contenta di essere qui con voi oggi perché, come dicevi Elisabetta, il Consiglio Europeo dell'Innovazione è un'istituzione relativamente nuova, anche se negli ultimi 2 anni i nostri programmi già sono stati in attuazione in quella che chiamiamo fase pilota. Però ufficialmente l'istituzione è stata stabilita il primo aprile di quest'anno. Quindi adesso abbiamo un programma di lavoro che vi presenterò, ho alcune slide, e all'interno di queste molte misure per colmare questo gender gap, il divario di genere, che è un problema purtroppo non solo italiano e neanche solo europeo, in realtà è un problema, lo riscontriamo a livello globale, seppur in misura differente, però in Europa assolutamente non vogliamo più permetterci questo divario, perché è qualcosa che va a intaccare la nostra competitività anche a livello globale. Nessuno può più permettersi di ignorare i talenti e le competenze per criteri che non hanno niente a che vedere con il loro merito, tra cui il genere, e non ne parlerò oggi, in futuro vorremmo anche guardare a politiche di inclusione per quanto riguarda il background etnico, per esempio la disabilità, perché ci sono competenze e talenti in ogni area. Oggi parliamo di donne in innovazione, che vogliamo che sia una dei tratti che distinguono il Consiglio Europeo dell'Innovazione rispetto a quel che è stato fatto in passato. E adesso condivido qualche slide con voi. Vedete? Aspettate, riuscite a vedere? Benissimo. Ok, allora adesso la metto, ecco qui anche metto questa, ok, ecco qui. Quindi effettivamente io sono policy officer, è un titolo abbastanza vago in Commissione Europea, policy officer, infatti mi occupo di parti delle nostre strategie, l'unità di uno nell'agenzia EISMEA, questa è la nuova agenzia che è stata costituita per gestire i programmi, noi facciamo coordinamento in genere, quindi politiche di genere è solo una piccola parte, soprattutto ci occupiamo del programma di lavoro del Consiglio Europeo dell'Innovazione, che è stato pubblicato quindi per la prima volta il 18 marzo 2021 e come vedete appunto lanciato dalle varie personalità europee. Quindi quel giorno, il 18 marzo, abbiamo pubblicato il programma di lavoro, di cui un link più giù. E perché è stato creato il Consiglio Europeo dell'Innovazione? Perché in Europa abbiamo dei problemi attinenti alle innovazioni che sono molto specifici. Abbiamo una mancanza di massa critica, nel senso che abbiamo una grande capacità di ricerca, siamo ai vertici in termini di pubblicazioni e bibliografia accademica, scientifica e tecnologica, ma non riusciamo a tradurre questa conoscenza, queste competenze in innovazione e sono mancate delle innovazioni trasformative, per cui per esempio abbiamo perso l'ondata dei Google e dei Facebook perché sono stati gli Stati Uniti a condurre quella trasformazione che ha creato questi nuovi mercati. In più sono mancati dei finanziamenti anche a livello europeo, soprattutto per colmare
sommare due discontinuità importanti, che appunto questa transizione dal laboratorio accademico o anche privato, però di conoscenza di base, all'impresa, all'innovazione, alla conoscenza applicata, e poi la crescita delle start-up innovative ad alto rischio che hanno difficoltà a trovare investimenti in Europa, e molte di queste infatti poi si spostano negli Stati Uniti per questa ragione. A livello europeo, quando parliamo di ecosistemi, parliamo appunto di network, di reti di istituzioni, di attori, di imprese. In alcune parti d'Europa, su alcuni territori e regioni, questi ecosistemi sono molto sviluppati, in altre parti lo sono molto di meno. Quindi è un problema che abbiamo a livello europeo, che dobbiamo riuscire a armonizzare e portare tutti a un livello più alto insieme. E per questo dobbiamo includere tutte le regioni e tutti i talenti, come dicevo, soprattutto femminili, perché è chiaro che abbiamo un divario di genere che, come dicevo, non ci possiamo permettere in questa corsa all'innovazione verso le nuove tecnologie strategiche, di cui qui in questa slide abbiamo una specie di panoramica storica. In passato l'Europa e gli Stati Uniti hanno loro condotto questa trasformazione, ma stiamo parlando, se guardiamo, quasi si menziona l'elettricità stiamo parlando anche di secoli fa, fino anche a sviluppi più recenti. Poi però la leadership è decisamente passata agli Stati Uniti, seguiti da Asia e Europa, però decisamente nella rivoluzione digitale soprattutto gli Stati Uniti sono stati al top. E la domanda è adesso: chi sarà ai vertici a condurre le nuove rivoluzioni tecnologiche che già si profilano, con esempi che abbiamo qua, dall'idrogeno, neurotecnologie, quantum computing, il grafene? Chi sarà a condurre? Ovviamente la risposta per noi è che vogliamo essere noi, e quindi dobbiamo utilizzare tutti i nostri talenti e le nostre competenze. E per questo abbiamo oggi il Consiglio Europeo dell'Innovazione. Ho sentito Elisabetta pronunciate EIC, ok? Cercherò, noi di solito lo pronunciamo sempre in inglese EIC, quindi EIC, è un programma da 10 anni. Perdonami per l'italianizzazione. Hai fatto benissimo, perché io stessa non sono informata. Quindi è un programma da 10 miliardi per identificare, sviluppare e espandere tecnologie strategiche e innovative in Europa. È unico al mondo, nel senso che si ispira al modello dell'agenzia DARPA americana, però la DARPA è un'agenzia per la difesa, quindi ovviamente ha delle specificità che noi non abbiamo e non vogliamo neanche riprodurre. Come il DARPA abbiamo da un lato un programma di ricerca su tecnologie emergenti, quindi più ricerca che innovazione, lo vedrete nella prossima slide, fino al programma Accelerator, che è per startup, piccole e medie imprese e quelle tra queste che vogliono crescere, che chiamiamo scale ups, che si articola su finanziamenti a fondo perduto, ma anche investimenti. Investimenti tramite l'EIC o Lake Fund, quindi è il più grande fondo di investimento deep tech in Europa, che non esisteva prima, è la prima volta che la Commissione ha deciso di investire, quindi equity. Il fondo è di 3 miliardi, però soprattutto questo fondo non si vuole un fondo che vada a competere con altri fondi di investimento europei, al contrario, noi vogliamo che il panorama di investimento in Europa cresca, perché in questo momento è nettamente inferiore a quello statunitense, per esempio, e anche immaginando questo leverage fino a 5 volte, ovvero che riuscissimo a ottenere fino a 50 miliardi di coinvestimenti insieme a noi, quindi noi vogliamo catalizzare, non vogliamo competere in realtà, anche 50 miliardi restano comunque nettamente inferiori a quello che gli Stati Uniti oggi investono, quindi abbiamo molta strada da fare e speriamo in realtà di sorpassare anche le nostre ambizioni in questo. A livello di management, Lake è guidato da un board di innovatori, questo board esiste già da 2 anni, quindi già nella nostra fase pilota. Adesso lo rinnoveremo, avremo un bando che si aprirà questo mese, penso ancora questo mese, e che quindi a settembre dovrà reclutare questo nuovo board, che sarà il nostro board finale per i prossimi anni durante Orizzonte Europa, fatto appunto da innovatori con grandissima esperienza. I nostri processi di valutazione sono sempre basati sull'eccellenza.
anche se incoraggiano donne innovatrici e altre categorie sottorappresentate, come vi dicevo prima, però non c'è nessuna, diciamo, non facciamo quote, abbiamo dei processi che danno priorità alle donne nelle nostre valutazioni, ma sempre sulla base del merito e degli stessi criteri che vengono utilizzati per tutti. E infine un'altra caratteristica simile appunto all'agenzia DARPA americana è che i nostri portafogli di progetti verranno gestiti da program managers che sono nei fatti esperti dell'innovazione loro stessi, che vengono reclutati dall'agenzia su base temporanea per gestire, per aiutare questi progetti, per dare loro anche guida, direzione sulla base di competenze reali di questi program managers, ma anche flessibilità di finanziamento, di ridirigere eventualmente i progetti sulla base non solo della loro performance, che è normale in tutti i progetti europei, ma anche del loro posizionamento strategico, della rilevanza e così via. Quindi vi dicevo gli strumenti principali, e questa è anche la slide di transizione, nel senso che qui ho smesso di tradurre, quindi adesso passo all'inglese ma io continuo a parlare in italiano. Sono questi le tre grandi correnti, gli strumenti principali del Consiglio Europeo dell'Innovazione. Sono il Pathfinder, che è effettivamente ancora ricerca di consorzi che vogliono sviluppare insieme una tecnologia. Quindi qua il TRL, il Technology Readiness Level, è dal 2 a 4. Sono finanziamenti a fondo perduto fino a 4 milioni e si basano su un programma che esisteva prima, per chi lo conosce, era il PET, Open and Proactive. L'EIC Transition invece è il programma nuovo, è in effetti il programma di trasferimento tecnologico, questa è un'assoluta novità dal 2021, e sono anche questi finanziamenti a fondo perduto di 2 milioni e mezzo. Quest'anno sono solo disponibili per il proof of concept del Consiglio delle Ricerche europeo e per i progetti Pathfinder. E l'obiettivo è proprio di maturare delle tecnologie sviluppate in ambiente magari accademico o comunque più emergenti e maturarle, svilupparle fino a che siano adatte o a fondare un'impresa oppure a stabilire una licenza e così via, cioè verso la commercializzazione, quindi verso il programma Accelerator. Il programma Accelerator era in passato chiamato l'SME Instrument e questo finanzia appunto compagnie o le cresce, compagnie di alta tecnologia, deep tech, startup, con uno strumento nuovo, quello che chiamiamo Blended Finance, che è un misto, diciamo una combinazione di finanziamenti a fondo perduto o investimenti dell'EIC Fund. E quindi sulla destra abbiamo appunto una descrizione di quella che è la missione dell'agenzia. I bandi sono soprattutto bottom-up, ovvero aperti a ogni campo, dalla ricerca all'innovazione ambientale, di cui parlava Monica, fino all'innovazione medica, e realmente passando per tutti i campi dell'innovazione possibili, non c'è nessuna restrizione. Abbiamo, d'altro canto, alcuni targeted calls, cioè dei bandi con degli argomenti ben specifici, e quelli hanno un loro budget a parte, che comunque costituisce la minoranza del nostro budget. La maggior parte del nostro budget va nelle call, nei bandi aperti a tutti. Ho parlato del board. Importante, i Business Acceleration Services sono dei servizi di consulenza nei fatti, di mentoring, di coaching con dei tutori del mondo del business, dell'impresa, che vengono contrattati da noi per offrire questo servizio sia ai progetti che vincono i nostri bandi, ma anche a quelli che li preparano nel caso dell'accelerator. E i program managers, come vi dicevo prima, sono una figura importante. Altre attività nel nostro programma di lavoro sono i premi, quindi Women Innovators, di cui vi racconterò ora, altri per le capitali europee innovative, per il public procurement innovativo, cioè oddio, questo in italiano non so come si dice, Elisabetta, non nei bandi. Cosa, scusa? Il procurement sarebbe i bandi pubblici. Sì, vabbè, ma in italiano lo usiamo spesso questa cosa. Non c'è una traduzione proprio precisissima.
poi abbiamo anche il premio per l'innovazione sociale di cui parlavamo, che però per il momento ancora non è stato definito, ma è qualcosa che vogliamo fare in futuro. Quindi, come dicevo, abbiamo i programmi dell'IESI, soprattutto il Pathfinder e l'Accelerator, già sono stati avviati da un paio di anni, quindi abbiamo dei dati sulla partecipazione delle donne in questi programmi. Per quanto riguarda il Pathfinder, quindi qua principalmente stiamo parlando di ricercatori, ricercatrici in ambiente accademico, in innovatori, abbiamo un 20% di coordinatrici in questi consorzi. E un 18% di donne che fanno domanda come coordinatrici. Quindi dal punto di vista del processo noi siamo abbastanza contenti di vedere che non c'è un errore sistematico, un 2% non è realmente significativo e oscilla molto come differenza. Però questo denota già un problema e punti in entrata, non abbiamo abbastanza donne che coordinano. Un altro problema che abbiamo identificato è che questi consorzi sono composti da work package leaders, quindi sono fatti da varie entità che ognuna gestisce un work package e non abbiamo dati per adesso sulle donne work package leaders, quindi questa è un'azione che dovremo mettere in atto dall'anno prossimo, quindi cominciare anche a avere i dati. Come valutatori abbiamo il 48% nel Pathfinder, che è ottimo. Nell'accelerator, che è per le start-up e le piccole e medie imprese, abbiamo un 29% di imprese che ottengono i nostri fondi che hanno una donna CEO, amministratore delegato, contro un 18% di domande. Perché questa differenza, che in realtà è positiva? È perché fino all'anno scorso è stato deciso di applicare questo processo di dare priorità alle donne nella seconda fase della valutazione, ovvero di tutti i progetti che passano la prima fase, ovvero lo screening per l'eccellenza dei progetti, per la seconda fase, che è quella del colloquio, si è data priorità a invitare il 40% delle donne scendendo giù dai rankings delle liste. Quindi è risultato in un numero maggiore di donne alla fine che sono state invitate ai colloqui, quindi 29% contro 18. Questo processo verrà mantenuto dal 2021 e appunto ci teniamo a dire che non si tratta di quote, ma semplicemente di dare una priorità a progetti che sulla base del merito erano stati già valutati come eccellenti. Il 50% dei valutatori del programma Accelerator sono pure donne, così il 42% dei coach e tutors che danno queste consulenze di business acceleration. L'ultimo punto è, diciamo, veramente work in progress, nel senso che stiamo facendo l'analisi nell'EIC Fund, quindi degli investitori e dei nostri co-investitori, di quali sono tra questi quelli che hanno almeno una donna general partner o fondatrice, e queste ancora, devo dire, sono dati ancora un poco instabili, nel senso che non abbiamo dei dati a livello europeo. Non abbiamo tutte le varie entità, tra cui l'European Investment Bank, l'European Investment Fund, non abbiamo tutti lo stesso modo di raccogliere i dati. Quindi almeno una donna general partner, magari altre entità considerano anche altri dati. Quindi questo 28% in realtà sembra fin troppo positivo rispetto ai dati che vediamo in realtà a livello nazionale, di cui vi mostrerò qualcosa dopo. Quindi nel nostro work program attuale abbiamo una serie di misure per colmare questo divario di genere. La prima, vi parlerò di due di queste in realtà. La prima, che è Women Tech EU, che è un nuovissimo programma che inizia in fase pilota quest'anno, che finanzia donne innovatrici con 75.000 euro, adesso vedrete, fino a 50 di questi progetti quest'anno. Il Women Leadership Program è pure interessante, si tratta di dare alle donne imprenditrici dei coaches che siano anche donne, per dare anche dei modelli di ruolo e un sostegno specifico. Il premio per le donne innovatrici, che già abbiamo da qualche anno, la priorità alle donne CEO di cui vi parlavo prima. Vogliamo anche che in tutte le nostre strutture di valutazione o di guida, le nostre advisory, tra cui il board e i panels di cui vi dicevo prima, arrivare a un target di 50%. Infine, che in quegli argomenti dei nostri bandi specifici,
il genere venga considerato dai nostri progetti, ovvero non vogliamo che si facciano, che si sviluppino voice recognition devices che non riconoscono le voci delle donne perché nessuno ci ha pensato nel disegnare il progetto. Questo è solo un esempio, che non è successo a noi, è una storia nota, diciamo, nell'esclusione della considerazione del genere quando si disegna un progetto. Quindi adesso vi parlerò di Women Tech EU e del Prize for Women Innovators. Quindi questo è il Prize, che già esiste da qualche anno, celebra donne innovatrici e che possono anche fungere da modelli di ruolo appunto per altre donne che volessero seguire un percorso simile. È aperto a tutte le uomini e le donne che hanno fondato o cofondato delle imprese innovatrici, quindi non solo quelle che hanno già vinto dei bandi EIC o europei, quindi anche a livello nazionale, imprese italiane. E appunto premia innovazioni trasformative con un impatto sulla società e con delle donne fondatrici che possono ispirare altre donne a intraprendere un percorso simile. Consiste quest'anno in 3 premi da 100.000 euro ciascuno e anche un quarto premio che è per Rising Innovator, cioè per innovatrici più giovani, molto giovani, con un'età inferiore a 30 anni. Il bando è già aperto adesso e si chiuderà il 30 giugno e le vincitrici verranno annunciate a novembre. E per ulteriori informazioni vi ho riportato pure in questa slide la mailbox del mio collega Ugo che se ne occupa, per cui se ci fossero domande specifiche potete scrivere a questo email e Ugo poi vi risponderà. In genere le italiane fanno molto bene in questo premio ogni anno. Nel 2018 è stata Gabriella Colucci, la CEO di Arterra Biosciences, che ha vinto, una compagnia che si occupa di isolare molecole, diciamo principi attivi per cosmetica e per agricoltura. E l'anno scorso abbiamo avuto 2 donne che sono arrivate tra le finaliste, Valentina Renozzi e Alice Michelangeli della compagnia Prometheus, che hanno mandato un'applicazione, una domanda insieme, congiunta. Quindi in genere le italiane hanno successo, quindi vogliamo continuare a avere molte domande da innovatrici italiane a questo premio. L'altro programma molto interessante, nuovissimo, è Women Tech EU, pilot appunto. Abbiamo finanziamenti per quest'anno, dovremo decidere cosa succederà negli anni futuri. Quest'anno sostiene donne che sono alla guida di start-up, diciamo tecnologiche, deep tech o high tech, e che vogliono crescere queste compagnie. Abbiamo finanziamenti per finanziarne 50 quest'anno. E quando, anche qui quando diciamo leadership o posizioni ai vertici, amministratore delegato, chief technology officer, chief scientific officer o equivalente, anche qui vi ho riportato la mailbox più giù per eventuali domande e chiarimenti. Il programma finanzia 75.000 euro a una company, diciamo in questo caso non è per sviluppo tecnologico, ma più che altro per sviluppare il modello di business, magari un nuovo business plan, una strategia di crescita, analisi di mercato, trovare partner o investitori, può essere articolato diciamo in vario modo. E le vincitrici avranno anche accesso anche lì ai business acceleration services, quindi a tutti questi servizi di training, di tutoring, di networking, sotto il nuovo Women Leadership Program, che in realtà è la stessa cosa, è la parte per donne del Business Acceleration Services. Per il Women Leadership Program noi stiamo cercando dei mentors, quindi questo si applica non tanto magari si applica a donne che hanno già più esperienza e vogliono fungere da mentors o tutor per donne più giovani o meno esperte che possono accedere a questi servizi. Quindi anche per questo sono molto contenta oggi di portarvi questo link, perché potete promuovere questa opportunità in Italia, in Umbria, perché cerchiamo ancora queste mentors per il programma. Il Women Tech EU verrà aperto a giugno, lo inaugureremo, lo lanceremo nel giorno degli EU Research and Innovation Days, che se non sbaglio avverranno tra il 28 e il 29 giugno quest'anno, e insieme a quello anche il Women Leadership Program. E i progetti inizieranno nel 2022. Anche qui
la mailbox Ismea della mia collega Natalia vi potrà rispondere a tutte le domande per eventuali chiarimenti. E infine, l'ultima slide, soltanto le prospettive per il 2022. Abbiamo stabilito un gruppo di lavoro specifico per guardare alle politiche di genere e di inclusione, quindi come dicevo gender ma anche diversity, quindi tutta l'inclusione da tutti i punti di vista. L'abbiamo stabilita con il board nella sua fase pilota, ma lo ristabiliremo quasi sicuramente anche quando il nuovo board verrà avviato. E questo working group ha già analizzato alcuni dati che riporto qui, insomma un po' lungo da leggere, però nei fatti vediamo che abbiamo un problema intanto nel senior management, nelle startup tecnologiche, che abbiamo un massimo di 20% di donne nel senior management, e a livello di investimenti è molto problematico, perché sono soprattutto dei team solo di uomini che riescono a ottenere la maggior parte del capitale investito in Europa. E il perché sembra essere, insomma, è molto complessa la situazione, però c'è anche un discorso di sottorappresentanza delle donne anche all'interno degli investitori stessi, che alla fine sono dei business anche quelli. Lì sono poche le donne ai vertici o in posizioni di decisione e di comando, che a loro volta si sa, diciamo che in genere sono le donne a essere più propense a investire in imprese gestite da donne a loro volta. Quindi anche lì vorremmo fare qualcosa, anche se non è nel nostro mandato diretto, perché questo è più nel mandato dell'European Investment Bank e dell'European Innovation Investment Fund. Però vorremmo lavorare insieme a loro per riuscire a avere un'influenza positiva anche in questo senso. Quindi questo è tutto da parte mia. Io vi ringrazio e sarò felice di rispondere a qualunque domanda su questo tema. Grazie. Grazie Elena, grazie della bella panoramica che ci hai fatto. Devo dire, è tutto molto confortante, cioè, dimostra un'attenzione molto particolare, e quindi ci fa molto piacere che sarà anche occasione di lavoro per quanto ci riguarda, rispetto della nostra mission di promuovere queste iniziative e di favorire la partecipazione anche dall'Umbria in questo senso. A proposito delle tue domande e della tua disponibilità a rispondere alle domande, non ho fatto una comunicazione di servizio. Chiunque volesse fare domande può prenotarsi in chat, avremo telecamera e il microfono per poterle porre direttamente, ma sono gradite anche interventi da parte dei partecipanti che abbiano, diciamo, ci diano spunti per discutere di questo tema. Una parola chiave hai comunque detto, cioè quella ecosistema. Adesso va molto di moda, forse anche un po' abusata, però è anche una realtà. Anche noi stiamo lavorando per l'emersione, non ci piace dire costruzione perché non si costruiscono ecosistemi, si fanno emergere, di un ecosistema dell'innovazione in Umbria, e abbiamo lavorato su nuove imprese, stiamo lavorando e continuiamo a lavorare sulle imprese strutturate, sulla contaminazione tra le nuove imprese e le imprese strutturate, anche con qualche, diciamo, piccolo successo già raccolto, sulle competenze in tema di ricerca della nostra università, ma anche di altre università, che sia un ecosistema comunque forte e rafforzato a livello mondo, ma che la sua forza sia poi quella delle relazioni con un sistema esterno. Quindi diciamo un ecosistema esteso, e in questa logica dell'ecosistema una parte importante dell'ecosistema è quello delle donne, comunque giovani donne, quindi questo mi fa collegare al prossimo intervento, giovane donna, nuova impresa, startup, Sara Dottorella, che è la prossima persona che abbiamo invitato ad intervenire, noi a seguito del contatto e della bella chiacchierata che abbiamo fatto qualche mese fa con Gianna Martinengo di Women in Tech and Technologies, abbiamo individuato Sara come, diciamo, una possibile candidata al premio Tecnovisionare, l'abbiamo candidata con, diciamo,
con grande entusiasmo e Sara ci racconterà la sua esperienza non solo di ricercatrice e di project office all'interno di Molecular Horizon, che è una nostra bella realtà, ma ci racconterà anche la sua esperienza personale, il suo impegno anche nel diffondere la cultura scientifica e diciamo nel dare coraggio alle altre donne nel cimentarsi nei temi scientifici e tecnologici. Grazie Sara. Grazie Elisabetta, buongiorno a tutti, mi sentite, vedete bene, suppongo. Benissimo. Approfitto dei tempi tecnici mentre condivido lo schermo, perché anch'io ho delle slide, per ringraziarvi innanzitutto per l'invito e per aver in generale organizzato questo evento. Ringrazio anche le relatrici che mi hanno preceduto, perché sono proprio queste occasioni di confronto, condivisione di esperienze che sono un po' il carburante dell'innovazione, diciamo dell'ispirazione, che è quella che come giovane ricercatrice, ma in generale giovane scienziata, è quello di cui sento di aver più bisogno. Io nei prossimi 15 minuti, cercherò ovviamente di stare nei tempi, vorrei appunto parlarvi della nostra esperienza come startup innovativa Made in Umbria, appunto, e anche della mia esperienza personale, come ha detto Elisabetta, che è quella che un po' mi ha portato a essere qui oggi a parlare con voi. Inizio presentandomi. Sono di formazione una chimica, ho studiato all'Università degli Studi di Perugia e ho completato il mio percorso di studi con un dottorato in chemiometria e modellistica molecolare. Sono un po' paroloni che potremmo tradurre con un chimico che si appassiona a un certo punto di statistica e informatica. Ho avuto però durante il percorso di studi la possibilità e anche la capacità di cogliere queste opportunità di studiare e lavorare all'estero. Ci tengo sempre, quando mi presento, a sottolineare questo aspetto, perché oggi, guardando al mio percorso, vedo queste esperienze come chiave nelle poi competenze che sono riuscita a sviluppare e anche nell'opportunità che ho avuto di vedere realtà di ricerca e quindi anche di innovazione diverse, di confrontarmi fin da giovanissima con queste realtà e di fare tesoro degli insegnamenti. Oggi appunto, come anticipava Elisabetta, sono ricercatrice e project manager in Molecular Horizon, che è questa startup innovativa nel cuore del verde d'Italia, così è come amo definire l'Umbria quando presento il nostro lavoro all'estero. Molecular Horizon si occupa di sviluppo di ricerca e sviluppo software per chimici o chimici farmaceutici nel settore delle biotecnologie. Offriamo servizi di consulenza nei settori di competenza, che sono appunto quelli della statistica applicata alla chimica, questa è la chemiometria, della progettazione di farmaci, drug design. Offriamo anche servizi sperimentali e, come detto all'inizio, non solo ci occupiamo di sviluppo software, ma facciamo anche progetti di ricerca, di cui poi brevemente vi parlerò nelle prossime slide. Chi siamo? Beh, il nostro team è formato per la maggior parte da ricercatrici e responsabili donne, non per una particolare imposizione esterna o particolare volontà, semplicemente è quello che in realtà ci auspichiamo, credo tutte, no? Perché le competenze specifiche di cui avevamo bisogno per creare questa realtà altamente competitiva sono state trovate in figure professionali di donne. Allo stesso modo, la maggior parte di noi hanno un titolo di dottore di ricerca. E questo mi porta un po' a iniziare a raccontarvi la storia che ha portato una chimica come me e anche come le colleghe con cui collaboro in azienda a essere studentesse scienziate fino a poi avere ruoli, diciamo, manageriali in un contesto di azienda, anche se piccola.
Partiamo dalle definizioni, siamo scienziati quindi ci piace partire da definizioni. Una startup innovativa per essere definita tale, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, deve avere queste caratteristiche, devono essere di nuova costituzione, io questo traduco col non devono essere ricche, devono investire e occuparsi di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e come requisiti opzionali ma altamente desiderati devono spendere un determinato una percentuale appunto degli investimenti in ricerca e sviluppo, devono avere personale altamente qualificato e tra parentesi questo mi dà anche modo forse per rincuorare un po' le giovani e giovani ricercatrici e ricercatori italiani, forse saremo noi l'eccezione che conferma la regola, ma perlomeno quando io ho concluso il mio percorso di studi e ero appunto nella fase di dover scegliere se proseguire con un dottorato di ricerca o invece buttarmi nel mondo del lavoro, beh c'era un po' questo falso mito che in Italia il dottorato può addirittura precludere delle possibilità. Appunto saremo forse noi l'eccezione che conferma la regola, ma mi sento di dirvi che è proprio grazie al titolo di dottore di ricerca che abbiamo ottenuto che abbiamo potuto poi lavorare in questa startup innovativa. Quindi insomma, poi ci ritornerò alla fine, seguite soprattutto quello che vi appassiona senza poi preoccuparvi troppo dei paletti che a volte o dei pregiudizi che a volte non sono neanche fondati. Questo appunto è la definizione teorica, io non me lo vorrà il Ministero dello Sviluppo Economico che sicuramente ci starà seguendo, ma mi permetto di in virtù di questi 4 anni di lavoro, perché Molecular Horizon è stata fondata nel 2017, di dare una mia definizione di cosa sia il lavoro in una startup innovativa e di cosa serva o almeno a me sia servito per essere un po' qui oggi a raccontarvelo. Secondo me una startup innovativa deve nascere da una buona idea e in questo la dottoressa Casadei ci ha illustrato benissimo un esempio di buona idea che poi è diventata azione e realtà, ma anche da tutte le altre idee che ti verranno durante il percorso. Essere secondo me costituita o collaborare comunque con buoni partner, ma anche imparare a riconoscerli. E infine, per lavorare in una startup innovativa bisogna necessariamente avere capacità multitasking, anche se sei uomo, scusate, questa è l'unica frecciatina che manderò basata su un pregiudizio. In realtà tutti gli uomini che lavorano nella nostra azienda hanno anch'essi capacità multitasking, quindi insomma. Allora, qual è la nostra buona idea? Beh, la nostra buona idea si basa sull'analisi di un settore particolare della ricerca che in realtà in questi ultimi 2 anni è diventato famoso e anche è entrato in tutte le nostre case, quello della progettazione di farmaci o in generale di terapie. Bene, io questa slide l'ho presa e sotto avete un riferimento a un bellissimo TED Talk che vi invito a visionare. Quello che ci spiegano in questo TED Talks è la necessità e la sfida associata allo sviluppo di nuovi farmaci, di nuove terapie, da un punto di vista particolare, o meglio, questo è quello che abbiamo colto noi come punto di vista. Lo sviluppo di un nuovo farmaco può richiedere facilmente 14 anni di lavoro. In questi 14 anni vengono prodotti tantissimi esperimenti, tantissimi dati, tantissimi report. Tutto questo lo dobbiamo moltiplicare per i numerosi laboratori di ricerca che ci sono nel mondo. Beh, il risultato è una quantità di dati, come potrete immaginare, enorme, anzi forse come non possiamo neanche immaginare. L'idea è stata, almeno partendo da una realtà umbra, quella di dare un senso a questa moltitudine di dati, partendo dal metterli in relazione in modo che noi amiamo dire chemically aware, consapevole dell'utilizzo che ne va fatto del dato, utilizzo da un punto di vista tecnico appunto, e creare una piattaforma integrata di ricerca e sviluppo, nel nostro caso la prima in Umbria, grazie ai partner che poi vi descriverò, per facilitare il lavoro di ricerca e sviluppo di farmaci per il trattamento delle malattie oncologiche e metaboliche.
Sembra una banalità questa che vi ho raccontato. I dati vengono collezionati, è normale che siano in qualche modo poi interpretati in maniera intelligente. Beh, in realtà non è proprio così, non è così normale. Questa è una dei successi, diciamo, del lavoro di questi anni, l'aver creato un database che chiamiamo intelligente, ma semplicemente perché assomiglia al lavoro che vuole fare un cervello umano, cioè quello di poter memorizzare una serie di dati relativi, in questo caso, a delle molecole, dati raccolti da appunto esperimenti, in maniera però che sia facilmente accessibile a tutti, facilmente accessibile anche da remoto, grazie appunto a tecnologie come la tecnologia cloud, che soprattutto abbiamo visto in questi mesi è stato fondamentale. Non è quindi un vezzo perché serve o perché possiamo accedere a questi database da telefonino o iPad, ma perché il lavoro da remoto è una requisito fondamentale. Pensiamo anche a aziende farmaceutiche molto grandi che hanno siti molto diversi, sparsi appunto in parti del mondo molto diverse tra loro, poter accedere a un unico database e accedere agli esperimenti che un tuo collega o una tua collega hanno fatto dall'altra parte del mondo, era ancora una sfida da risolvere. L'altra caratteristica di innovatività, diciamo, di questo approccio è stato quello del poter, nel caso in cui alcune proprietà di questi farmaci, di queste molecole, candidati farmaci, venissero a mancare, poterli predire sulla base di tecniche di machine learning, intelligenza artificiale, che già avevamo sviluppato sotto forma di strumenti di ricerca. Ecco, questi sono integrati in questa piattaforma che abbiamo potuto, diciamo, testare, quindi per non rimanere allucinazione ma andare poi nel pratico, grazie alla nostra rete di impresa con la quale siamo stati finanziati agli esordi, diciamo, del progetto. Quindi la vera buona idea è stata quella di unire in modo sinergico settori molto lontani apparentemente tra loro, la chimica e la biologia, l'informatica e la statistica. Ma devo dire, qui forse la dottoressa Martinez può confermare o smentire, la ricerca moderna e di successo, e per successo si intende quella che porta innovazione, è multidisciplinare. Quindi la vera sfida e forse il coraggio che serve è quello di cercare soluzioni anche in campi molto lontani da quelli di nostro dominio e riuscire poi a connettere competenze molto diverse e farle coesistere appunto in un ecosistema virtuoso. Abbiamo anche software, come abbiamo detto, ci occupiamo anche di sviluppo software, non vi annoierò troppo con questi dettagli, però grazie a questo approccio appunto multidisciplinare siamo anche in grado di offrire soluzioni software molto innovative per il settore di interesse. Questo per esempio è un software, diciamo, quasi unico nel suo genere sul panorama internazionale, che permette di analizzare questa tipologia di dato. Sembra quasi una foto, immaginate una foto in cui ogni pixel in realtà contiene un codice a barre molecolare del tessuto che stiamo analizzando. Quindi quello che otteniamo, immaginate quindi la miriade di dati che questo tipo di analisi offre, quello che offriamo appunto è una soluzione di analisi dei campioni che è appunto in modo semplice e dialogante, seppur magari basato su tecniche di intelligenza artificiale, machine learning, dialogante con l'utente finale, che può essere un chimico, può essere un medico, un biotecnologo, permette di ottenere informazioni molecolari preziosissime per l'ambito medicale, la scoperta di nuove terapie, la diagnosi precoce di malattie e così via. I nostri partner, questi sono stati i primi partner con cui abbiamo
ci siamo incamminati in questo percorso di innovazione. Altre due realtà umbre, quella di Sterling e Test Pharma, entrambe attive nel settore farmaceutico, e un coordinatore, diciamo, più esperto di noi, che è Dompé Farmaceutici, che appunto aveva il compito poi di tradurre le nostre idee, i nostri prodotti in possibili azioni di mercato, insomma prodotti con competenze e capacità diverse da quelle che potevamo mettere in gioco noi, realtà appunto ombre. Per quanto riguarda invece altri progetti, collaboriamo con l'Università di Perugia, per esempio, con l'idea che ha già anticipato Elisabetta, che appunto per fare innovazione debbano essere messi in gioco un po' tutte le competenze, tutti gli attori coinvolti, quindi sicuramente settore pubblico, settore privato, università, perché l'innovazione passa per la ricerca sicuramente. Giusto per farvi capire e avere l'assist per l'ultima analisi su cosa significa lavorare in una startup innovativa, quindi quella delle capacità multitasking, questi invece sono i partner con cui dialoghiamo quotidianamente per quanto riguarda lo sviluppo dei software, dei nostri software. Questo è uno dei software che abbiamo, però l'idea è questa. Abbiamo come interlocutori un panorama internazionale, anzi nazionale come vedete minoritario, sia formato da aziende pubbliche che enti pubblici che aziende private, e quindi la chiave, diciamo, del nostro distinguerci da altre aziende che come noi si occupano di sviluppo software è quello di avere e curare una rete di collaborazioni con figure che lavorano in laboratorio e producono esperimenti per cercare appunto di offrire soluzioni che un domani loro stessi possano utilizzare. Questa è la descrizione, la frase che mi piace sempre ricordare del nostro socio fondatore, che è il professor Gabriele Cruciani: il futuro della chimica computazionale è il laboratorio, che sembra un po' una contraddizione in termini, invece è proprio questo quello che ci rende un po' unici, diciamo, in quello che facciamo. E infine, appunto, questo ci collega con le ultime considerazioni con cui vorrei confrontarmi con voi, cioè le abilità che dobbiamo mettere in gioco quando vogliamo fare impresa, quando vogliamo fare innovazione, e in questo caso, nel mio caso, vogliamo farla da giovani ricercatrici. Bisogna sicuramente, e le ultime slide erano proprio a supporto di questo concetto, sviluppare capacità comunicative in contesto non specialistico. Dobbiamo sicuramente parlare con figure professionali dal background molto diverso dal nostro. Io chiamo, per esempio, dobbiamo parlare con ingegneri, informatici, ci occupiamo di sviluppo software, con il pubblico generico, un po' quello che stiamo facendo oggi, con gli investitori. Dobbiamo imparare un po' di politichese, che sicuramente non ce lo insegnano nei corsi di chimica. Dobbiamo anche, perché no, avere competenze gestionali, almeno in una prima fase. Startup innovativa, insomma, dobbiamo un po' essere onesti, si parte che sia in due, tre, e quindi tante cose che vanno fatte in un'azienda, per gestire un'azienda, le farà lo stesso che poi scrive un po' di codice per il software, lo stesso che fa presentazioni ai congressi, quindi insomma dobbiamo metterci un po' tutto. E poi le capacità di problem solving e improvvisazione. Qua vi faccio un esempio che mi fa sempre sorridere, è anche banale, però è stato uno dei primi, delle prime occasioni in cui io, studentessa di neolaureata, neodottorata in chimica, venivo dal mondo della ricerca, dell'accademia, quindi mi sono trovata a dover sicuramente approcciare il problema da un altro punto di vista. Mi arriva questa email il giorno seguente, avremmo appunto avuto un evento pubblico in cui presentavamo l'azienda, mi arriva questa email: invia il company profile, credo basti quello nel sito Molecular Horizon. Io, che a quei tempi, siccome eravamo appunto i famosi due, ero anche la figura che curava il contenuto del sito, so esattamente che non c'è nel sito un company profile, ma non solo, non so neanche cos'è un company profile, perché a chimica non ce lo insegnano. Quindi questa è la prima reazione a quelle email, e poi però
il mi sento fortunato, cerchi su Google, capisci cosa è un company profile, quindi ti formi anche un po', rimani ad ammirare i company profile di aziende che li curano bene, e poi con un po' di mix tra frustrazione e però voglia di cimentarci, fai il meglio che puoi per essere pronti per domani, e questo è stato fatto. Quindi quello che, ecco, il messaggio con cui mi piacerebbe concludere questo intervento, lo rubo dai famosi fattori C, che per la prima volta di cui ho sentito parlare in un evento di Unstoppable Women, organizzato da Startup Italia, in cui ci dicono, delle leader donne che erano invitate a parlare, che questi sono i fattori fondamentali per occuparsi di sviluppo e innovazione. Competenza, cuore e coraggio. Io devo dire che migliore definizione non l'ho ancora trovata. Competenza è alla base, sicuramente, quello lo diamo per assodato. Cuore, la passione con cui facciamo il nostro lavoro. Coraggio anche nel abbandonare forse quell'idea di perfezione, non lo faccio finché non so di farlo assolutamente nel modo perfetto, quindi buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo, lo facciamo spesso nella vita, non capisco perché non possiamo farlo anche in contesto lavorativo. E in quella stessa occasione ho sentito per la prima volta parlare di autoesclusione. Allora, io ve la dico onestamente, non posso dire che queste o che il mio percorso, non posso riconoscere nel mio percorso caratteristiche che mi permettano di dire è successo questo perché sono donna. Da scienziato dovrei vivere una vita da uomo e poi fare il confronto e dire ecco, questo è. Però quella è la prima occasione in cui sento parlare di autoesclusione da parte delle donne. Chi ce lo diceva? Ce lo dicevano CEO, CTO, donne che quindi gestivano aziende e semplicemente riportavano la loro esperienza anche in ambito di risorse umane. Quindi mi dicono per la prima volta che generalmente c'è questa tendenza alla perfezione delle dipendenti donne piuttosto che dipendenti uomini, una scarsa capacità di self-marketing, una tendenza a prenderci le responsabilità dei fallimenti, dei pregiudizi e bias di genere che sono noi nutriamo nei confronti di noi stessi o delle nostre colleghe, e poi cose più pratiche, i curricula meno parlanti delle donne. Io insomma rimango un po' stupita da queste rivelazioni che in effetti descrivevano gran parte della realtà che vivevo, e ne faccio tesoro. Era il 2019 e devo dire che in effetti l'ho notata varie volte e su cui quindi cerco di lavorare in prima persona. Questa è un po' la frase con cui vorrei concludere per dare magari alle giovani ascoltatrici, ascoltatori di questo webinar, ma anche a me stessa, questo messaggio di coraggio, appunto, che era il terzo fattore C che vorremmo avere. Quello di riuscire a, appunto, buttarci, metterci in gioco, ecco, via, buttarci sembra che poi si cada, metterci in gioco al meglio delle nostre competenze e capacità senza paura di fallire, perché del resto, come questa citazione che alla dottoressa Casale non piacciono, ma questa mi piace particolarmente, non impariamo a camminare seguendo regole, impariamo facendolo e cadendo, giusto? Quindi insomma questo è forse il messaggio chiave che mi sento di portare in questi anni di lavoro in una startup innovativa, in cui spero di, prima o poi speriamo di invitarvi in vari eventi, appunto in Umbria. Io vi ringrazio, vi lascio comunque il mio contatto email, oltre a ovviamente rendermi disponibile alle domande che potreste avere. E in ultimo, ovviamente sono andata lunga un pochino di tempi, però visto che ne abbiamo parlato dell'importanza, l'ha detto anche la dottoressa Sciurpa, ha detto la dottoressa Padiglioni, l'importanza di fare rete, di conoscerci e anche fornire stimoli e esempi. Ecco, vi lascio un paio di occasioni di confronto, associazioni che si occupano proprio di
fare rete, far conoscere donne che si occupano di scienza tra loro, che è l'associazione Chief Scientist, e poi ecco questa giornata, io sono una chimica, quindi questa giornata che rientra, questo evento che rientra nella giornata internazionale delle donne per la scienza, è una colazione globale in cui impariamo a conoscere e a conoscerci. Io con questo ho concluso, quindi rimango disponibile, Elisabetta, per domande. Tra parentesi, qua riporto solo quelle con cui ho avuto personale contatto. Se magari in chat o qualcuno che conosce altre realtà vuole segnalarle, penso che sia ben voluto. Grazie. Penso che sia doveroso socializzare. Grazie, Sara. Devo dire che è abbastanza sconcertante come sei riuscita a... essendo ben cosciente della tua giovanissima età, come sei riuscita ad individuare bene quelli che sono i temi, i fattori di successo e quello che invece spesso ci frena nel perseguire e nel lanciarci nel successo, dall'unconscious bias generazionale di genere, le tre C che secondo me si autoalimentano. In realtà, no? Cioè, avendo un germe di ognuna delle C, poi se ci si lavora un po' si alimentano vicendevolmente, si aumenta il cuore, si aumenta il coraggio e spesso anche dai fallimenti. Io una cosa che ripeto invece molto spesso è che l'errore purtroppo è quotidiano, no? La possibilità di errore, ma quello che fa la differenza è la capacità di recupero all'errore, non è non, diciamo, piangere sull'errore, ma è la velocità, che spesso, diciamo, almeno nella mia esperienza, penso condivisa, la velocità e la capacità di recupero spesso è molto presente nell'atteggiamento femminile, nel cercare di recuperare immediatamente all'errore fatto. E quello è quello che fa la differenza, non il fallimento, non la sconfitta. La sconfitta è parziale se si apprende, se si cerca di non ripetere gli stessi errori, quindi anzi, diciamo, è un fattore di crescita, no? Quindi, e questo ha, diciamo, un senso molto nostro italiano, questo di colpevolizzarci e di culturale, io direi, e di affrontare la sconfitta come l'ultima cosa che succede, ma non essere invece un'occasione di apprendimento e quindi, no? Di rilancio, di riprovarci. Poi lo facciamo su tante cose, come dicevi, lo dobbiamo fare anche professionalmente. Allora, io ringrazio tutte le relatrici, ognuna per la sua bellissima, diciamo, presentazione e iniezione di fiducia, ognuno dal suo punto di vista che ci è stato dato. C'era Maria Augusta Mancini che ha posto una domanda in chat e che io ho invitato ad intervenire e a porre la questione in maniera diretta. Chiedo a Fabio degli Esposti se può aprire il microfono di Maria Augusta Mancini. Fabio, ci sei? Ci sono, per favore ripeti il nome perché non ho... Maria Augusta Mancini. Ok. Bene. Buongiorno. Buongiorno Maria Augusta. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, ma era solamente uno stimolo, diciamo che un pochino come la dottoressa Boncio. Ho, diciamo, un po' di esperienza nel mondo del technology transfer, quindi ho, diciamo, come parimente quello che ha detto anche lei, apprezzo che in questi ultimi anni vedo invece una vivacità, diciamo, che 20 anni fa era assolutamente impossibile vedere, e devo dire anche dalla parte del mondo femminile, anche se resta, insomma, che è ancora la rappresentatività, diciamo, delle donne nel mondo dell'innovazione è ancora, diciamo, un elemento di criticità. Il mio spunto era questo: sarebbe interessante capire, diciamo, quanto è il peso, diciamo, della matrice culturale, diciamo, di questa situazione che ci porta, diciamo,
oggi a confrontarci su questo argomento e quanto pesano altresì magari anche le politiche sociali, che sicuramente col ruolo di una donna che comunque, no, ha anche un ruolo importante nel mondo, diciamo, della famiglia, cioè nella parte privata, chiaramente un sistema che è poco di supporto, magari anche questo potrebbe incidere. Quindi ecco, analizzare anche questo aspetto magari potrebbe essere un elemento in più, ecco. Chi vuole commentare lo spunto di Maria Augusta? Grazie tanto, Maria Augusta. Elena? Sì, commento molto volentieri, perché questa è realmente una domanda da million dollars, come si suol dire, no? Lei si pone una domanda che si sono posti in molti, non c'è una risposta, ma si fanno molti studi al riguardo, perché è chiaro che è un problema complesso che inizia già dal percorso formativo, inizia già in famiglia, dove in alcune famiglie le bambine non sono incoraggiate, per esempio, a giocare con i Lego, in altre, mentre i maschietti sì, cioè sì, si parte da lì, si parte oppure al momento della scelta del percorso formativo delle scuole superiori o anche all'università, a volte le ragazze sono condizionate in modo negativo e poi continua questo problema, si sviluppa in modi diversi, appunto nel momento dell'entrata del lavoro, si sviluppa poi nel momento della maternità, poi ancora prende un'altra forma al momento di domandare appunto per le posizioni di vertice. È un imbuto in realtà, perché in cui i numeri si vanno restringendo, perché continuiamo a restringere il pool dei nostri talenti. Questo è dimostrato in Irlanda. Io ho cominciato a lavorare nelle politiche di genere in Irlanda e lì avevano fatto proprio degli studi sul mondo STEM, dei sondaggi tra le studentesse delle scuole medie e superiori, proprio per capire qual era l'atteggiamento nei confronti del mondo STEM, e in effetti era chiaro che c'era una certa reticenza o a volte paura. È così, detto questo, poi cambia molto da un campo all'altro, perché per esempio in biologia di solito il numero di dottorande è il 50%, però il numero di professoresse in biologia è sempre il 15%, ovvero nell'avanzare della carriera poi le perdiamo comunque le donne, quindi c'è un fattore di formazione. In ingegneria è vero che già le studentesse all'università già sono il 6%, e poi abbiamo il 6% di professoresse, almeno lì è bilanciato, però per dire, quindi dipende dal campo, dipende dalle fasi della vita. Si inizia presto, in effetti, con questo, diciamo, con una restrizione per motivi culturali, e poi si sviluppa in altri modi. Per questo dico che è molto complesso e le politiche devono cercare di intervenire da ogni angolo. Quindi noi, per esempio, posso parlare per noi, chi finanzia la ricerca e l'innovazione può intervenire in questo settore. Poi per quanto riguarda l'educazione scolastica, per esempio, queste dal punto di vista della politica sono altre competenze, bisogna parlarsi, anche lì è network e multidisciplinarity, come diceva Sara, anche da questo punto di vista bisogna che guardiamo al problema da angoli diversi. Grazie Elena. Maria Augusta, se posso magari aggiungere una cosa, c'era un'iniziativa che è stata lanciata dalla European Institute of Innovation Technology qualche anno fa, in cui ho avuto il piacere, diciamo, in qualche modo di collaborare, e che aveva invece lanciato questa iniziativa per far sì che nelle scuole, diciamo, donne del mondo della ricerca, ma anche imprenditrici, raccontassero la propria storia, ma non solamente, diciamo, da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista personale, quindi quali sono le difficoltà che hanno incontrato, diciamo, nell'intraprendere la loro carriera essendo donne, ma dall'altra parte anche come sono riuscite a bilanciare, diciamo, le due componenti, lavoro e vita privata. Quindi probabilmente anche questo tipo, diciamo, di attività erano rivolte chiaramente alle studentesse delle medie, proprio per cercare, diciamo, di creare dei modelli positivi. Quindi probabilmente, ecco, diciamo, lavorare sulla cultura da una parte, diciamo, probabilmente si deve iniziare fin dalle fasi precoci, ecco.
Grazie Maria Augusta. Sì, condividiamo assolutamente, ovviamente, cioè sono varie fasi della vita che ci condizionano a fare le scelte. Ognuna di noi potrà raccontare, no? Potrebbe raccontare episodi per cui hanno condizionato nel bene e nel male le scelte, l'incontro con un determinato insegnante, professore che ha condizionato le nostre o ha fatto emergere le nostre passioni o ne ha, diciamo, distrutte altre, almeno per il momento. Quindi, diciamo, le persone che incontriamo in realtà, specialmente in un'età evolutiva, ci condizionano molto. Il primo, diciamo, veramente la famiglia, però anche, diciamo, questo modo. Poi adesso, insomma, ci sono altri sistemi di comunicazione, non ultimo i social, cosa che noi non avevamo, che comunque nel bene e nel male comunque trasmettono tutta una serie di informazioni, anche in alcuni casi, diciamo, in maniera positiva, no? Aprendo comunque delle riflessioni, un dibattito su temi. Quindi, insomma, non pensiamo, io lo vedo in maniera un po' distaccata perché non sono social, però lo vivo attraverso mia figlia e vedo che ci sono tutta una serie di aspetti dei social dove si trattano tutta una serie di argomenti. In ultimo ho scoperto che lei e le sue amiche invece fanno parte di una serie seguono una serie di gruppi dove si parla molto di donne, di diritti delle donne. Quindi, insomma, c'è questo ambito. Bisogna saper cogliere le opportunità, bisogna avere anche una sensibilità a questo tipo di riflessioni. Il network aiuta, ovviamente, quindi questa di oggi è un'occasione di network. Speriamo, appunto, come io cercherò con la mia ostinazione di perseguire, di cercare di mantenerlo, anzi di ampliarlo. E invito, ho visto che tra i partecipanti è ancora presente Marianna Antenucci, che è Innovation Advisor per l'assessorato allo sviluppo economico della Regione Umbria. Avrei piacere che ci desse un suo contributo in questo senso. Marianna, ci sei? Chiedo a Fabio, sì, credo sia già stato fatto, di aprire il microfono. Sì. Sì, mi sentite? Marianna, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutte. Allora, per prima cosa vi ringrazio per questa boccata d'ossigeno. È stato un webinar estremamente interessante e confesso che ieri Elisabetta mi ha detto: ma se vuoi dire due parole alla fine? Io, entusiasmata dal tema, ho detto subito sì. Adesso quasi mi trovo in difficoltà per il livello di contenuti e di spunti che avete portato. Quindi veramente vi ringrazio, perché no, ma questo è un ringraziamento a te, alla dottoressa Sciurpa, che avete organizzato, e a tutte voi che avete parlato finora. Quindi vi ringrazio veramente per, ripeto, questa boccata d'ossigeno, perché è interessantissimo parlare di questi temi. Io mi presento, appunto, lavoro all'assessorato per l'assessorato allo sviluppo economico con l'assessore Fioroni, tra l'altro sono rappresentante di una squadra quasi tutta al femminile, perché siamo in 5-4 donne, e quindi questo è un fattore di orgoglio per noi. E mi occupo di innovazione, quindi ho seguito le iniziative adesso che ci saranno per le start-up, ma poi anche le iniziative che ci sono state per la ricerca e sviluppo. Sono da sempre, mi occupo da poco di politica, diciamo, dell'innovazione, ma sono da sempre un'innamorata, riprendo un termine che ha utilizzato Monica, appunto, dell'innovazione e della sostenibilità, che sono delle materie che ho approfondito anche durante i miei studi e nelle prime esperienze lavorative. E mi piace riportare per prima cosa una riflessione su quello che stiamo facendo come assessorato e come regione. Il tema della parità di genere o comunque l'incentivo a sostenere le iniziative da parte di donne nel mondo dell'innovazione è a noi molto caro. Infatti, per esempio, una delle innovazioni, mi ripeto, innovazioni, gli elementi di novità che abbiamo introdotto nell'ultimo bando ricerca e sviluppo che abbiamo realizzato, appunto, a Taretto, anche con Sviluppo Umbra che c'è una mano, Giorgia Padiglioni, appunto, una delle più esperte in questo ambito da anni, delle iniziative che facciamo, delle misure che facciamo nella ricerca e sviluppo. Comunque, uno degli elementi di novità è quello proprio di una premialità
nei confronti dell'occupazione femminile, ma anche dell'occupazione qualificata. Ci abbiamo tenuto molto a introdurre due elementi di premialità, non soltanto nei confronti dell'occupazione femminile, ma anche poi quando andavamo a premiare e a valutare i progetti l'occupazione qualificata, a introdurre un'ulteriore maggiorazione per l'occupazione qualificata femminile. Questo perché nella consapevolezza che almeno nella mia consapevolezza che questi sono strumenti con cui non si può risolvere il problema, però introdurre, far comprendere che anche attraverso le politiche si possa incentivare questo, si possa premiare quelle imprese dove c'è una maggioranza femminile, dove le ricercatrici sono ragazze, donne, dottori di ricerca, è comunque un segnale a cui tenevamo molto e stiamo lavorando in questa direzione un pochino su tutte le misure che stiamo facendo. Il bando startup probabilmente prevederà anche qui una premialità per le donne. Abbiamo lanciato adesso una manovra investimenti, che sono tutti investimenti in digitali e in 4.0, dove appunto vengono sempre premesse, realizzate, introdotte delle premialità per le donne. Quindi è un tema a noi molto caro, su cui stiamo lavorando in quest'ottica, un'ottica che ricalca un pochino quelli che sono gli interventi nazionali, con, se uno vede le attività, le misure di Invitalia per il sostegno alle start-up, comunque ci sono delle maggiorazioni per le donne, molte regioni si stanno andando in questa direzione, quindi noi stiamo effettivamente da quando io, negli ultimi mesi, in tutte le misure che stiamo realizzando, ci chiediamo sempre come possiamo favorire l'occupazione femminile, l'occupazione qualificata e come possiamo dare una spinta in questa direzione. Riprendo un pochino quello che abbiamo detto fino adesso e lo riprendo dal punto di vista di chi ha la fortuna anche di occuparsi un pochino delle misure di supporto all'innovazione. Non è sufficiente, io non sono, e qui l'abbiamo sostenuto fino adesso, io non sono una grande sostenitrice delle quote rosa, non perché penso che poi il cambiamento, che sono utili, tutti gli strumenti sono utili, non voglio assolutamente demonizzare uno strumento piuttosto che un altro, ma il cambiamento, quello che stiamo dicendo, abbiamo detto oggi, è un messaggio che mi piace rimarcare, il cambiamento culturale. E è un cambiamento dove un network, e per questo apprezzo moltissimo delle iniziative di questo tipo, è fondamentale. Io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi e poi sono rimasta piacevolmente colpita anche dall'intervento di Elena, che ha riportato proprio le iniziative di coaching e mentorship nei confronti delle ragazze in questo ambito. Io ho un'ossessione e Elisabetta, ti faccio qui una dichiarazione ufficiale, ti coinvolgerò in questa ossessione, che è quella che io sono già molto coinvolta purtroppo. Esatto, ma sappi che inizia a diventare un'ossessione sempre più ricorrente, che è quella di cercare di creare dei network in cui effettivamente ci sia un mentorship da parte di donne che stanno in questo ambito alle ragazze più giovani, dal liceo all'università. Sono dei network che io ho vissuto 4 anni negli Stati Uniti e ho avuto l'opportunità di frequentare dei corsi di università lì, e quello che vedi che è tanta differenza, che c'hai le Energy for Women Energy, Women Technology, cioè lì fanno proprio connessione, cioè dall'università le mettono in contatto con i principali manager delle principali aziende nei vari ambiti, e questo è un bagaglio al di là delle connessioni professionali che offre, ma proprio di esperienza, di condivisione, che è rivoluzionario nella vita di una persona che poi si trova in una fase delicata della sua vita e deve prendere delle scelte professionali. E quindi il cambiamento culturale parte proprio dalla diffusione delle 5C, e cambiamento culturale, e le 5C possono essere soltanto testimoniate da donne, come in questo caso state facendo voi in questo momento, che comunque si impegnano quotidianamente in questo ambito. Quindi quello che è veramente interessante è favorire questa cultura in maniera strutturata, e per strutturata intendo creare sempre più occasioni di network anche a livello locale, dove io mi immagino le ragazze dal liceo all'università possano essere accompagnate delle loro scelte da donne che hanno veramente le mani in pasta nell'ambito dell'innovazione. Da lì si inizia chiaramente un pochino a scalfire questa idea
che ci siano degli ambiti solo per uomini, più per gli uomini, degli ambiti più per donne, quando in realtà ci sono è la competenza, è la qualifica, è il coraggio, la passione che poi deve fare la differenza. Quindi per chiudere, penso che delle iniziative come queste siano fondamentali, penso che il nostro impegno anche come persone che cercano di dare il proprio contributo per lo sviluppo di una regione come l'Umbria sia quello di metterle a struttura e di sforzarsi perché appunto queste le cose che abbiamo detto oggi siano pane quotidiano, soprattutto per le ragazze giovani che devono prendere delle decisioni importanti nel loro percorso e che domani appunto si troveranno a gestire questi ambiti su cui l'Italia, l'abbiamo visto con gli interventi PNRR, gli interventi di Draghi, vuole cercare di ritornare ad essere competitiva. E faccio soltanto un'ultima osservazione sull'ultimo intervento che è stato fatto, sull'osservazione che è stata fatta, che si ricollega sul quanto comunque le politiche sociali possono incidere su questo. Dico purtroppo, ma tanto secondo me, è un mix tra appunto gap culturale che noi abbiamo, in cui, come diceva Elena, le donne non le bambine magari se gli dai la bambolina e mi sento in colpa perché a volte dico a mia figlia lascia le leghe a tuo figlio, non lo, a tuo fratello, non lo farò. No, a parte scherzi, no, non lo faccio, aspetta. E, però c'è cioè, anche una mancanza di strutture, è inevitabile, cioè nel senso c'è sia un gap culturale che magari ti dicono certe carriere non sono adatte ad una donna, e ancora c'è purtroppo, che se devi fare anche la mamma, se devi fare anche la moglie, magari certe carriere sembrano che non siano adatte al genere femminile, cioè che sia anche delle politiche sociali che a volte non sostengono le donne, perché come ben sappiamo in altri paesi tutte quelle che sono le politiche sociali, gli asili nido, la flessibilità nel lavoro, vedremo se la pandemia che ci ha tolto tanto porterà qualcosa in più in termini di smart working, ma c'è ancora tanto da fare. Il momento, questo è il momento opportuno, io ci credo, perché comunque anche, ripeto, nell'orientamento che è stato dato nel PNRR italiano, con tante cose ancora da definire, questo è un argomento che fortunatamente Draghi ha riportato un pochino sotto i riflettori, e speriamo che effettivamente questo momento che abbiamo ridetto è un momento opportuno, è il momento giusto, è oggi che si può iniziare concretamente questo cambiamento sotto tanti punti di vista, lo sia anche dal punto di vista delle politiche sociali a supporto delle donne che fanno determinati tipi di percorsi. Grazie Marianna, grazie di questo tuo contributo, ovviamente sai che io non resisto alle provocazioni, quindi riguardo, lo so, per questo le faccio. Mi piace giocare facile. Esatto. Colgo l'occasione per dire che trovo molto interessante l'approccio la modalità di accompagnamento che ha descritto Elena, cioè quella di comunque privilegiare che siano delle donne a accompagnare altre donne. Innanzitutto ci insegna anche a migliorare la collaborazione tra donne, perché poi sappiamo che questo è un elemento su cui dobbiamo tutte molto lavorare. E l'altra cosa è che avere, ricevere l'esperienza di chi è riuscita a far cose da donna, è sicuramente più convincente che magari se ci dice un uomo, no? Quindi anche ricollegandomi all'intervento di Maria Augusta, saper combinare, saper cogliere le opportunità, mi ricollego anche all'intervento di Sara e di Monica, dove bisogna sapersi anche stare, e l'incoraggiamento da parte di una donna forse trasmettere anche e condividere anche una stessa visione può essere più di effetto, cioè più importante. Io a questo punto non so, ci sono delle domande, qualcuna di voi vuole replicare, con piacere ascoltiamo punti di vista anche delle persone, delle altre persone presenti. C'è qualche intervento, c'è qualcuno che vuole commentare? Non mi sembra che in chat sia niente.
Monica? Ma, mi sento di condividere il pensiero sul fatto, lo dico, l'ho già detto, lo ripeto, sul fatto che ci si debba buttare un po' di più. Dobbiamo accettare anche noi donne possiamo sbagliare. Noi spesso facciamo una cosa quando siamo sicuri di poterla far bene al 100%. E se sappiamo fare 100, spesso vendiamo 80, quando invece il mondo è pieno di persone che sanno fare 50 e vendono 110. Quindi con questa realtà ci dobbiamo confrontare e quindi dobbiamo, su questo dobbiamo un po' lavorare su noi stesse. Dobbiamo accettare di poter sbagliare, di poter imparare dai nostri errori. Nessuno dice che non ci si debba preparare prima di una nuova esperienza. La preparazione è fondamentale, l'approfondimento è fondamentale, però non deve diventare un ostacolo a passare all'azione. Quindi forse è questo il maggiore aiuto che a tante giovani donne, perché poi ognuno ha diritto, ogni donna ha diritto alla propria esperienza, anche ai propri errori. Però l'aiuto maggiore potrebbe essere proprio quello di offrire un porto sicuro in caso di errori, ecco, quindi sapere che si può sbagliare e, insomma, ed essere lì quando poi una persona sbaglia. Quindi questo è, secondo me, il messaggio per le giovani donne, soprattutto è il messaggio più importante che possiamo veicolare. Grazie, penso, condivido assolutamente tutto questo. E io sono estremamente contenta di questo webinar, delle vostre testimonianze, delle panoramiche che sono state fatte, delle opportunità da parte di Elena, degli spunti che ci ha dato anche di riflessione rispetto ai dati che ha comunicato. E vi ringrazio, ma non ci sono conclusioni, perché abbiamo detto che questo è solo un primo appuntamento, quindi non traiamo nessuna conclusione. Andiamo avanti così, cerchiamo di lavorare tutte per cercare di costruire una rete anche in Umbria. Questo sarà uno dei miei prossimi obiettivi, e chiedo anche il supporto, diciamo, delle Umbre presenti, delle altre due Umbre presenti, e con dei collegamenti. Quindi, diciamo, sarà un'occasione anche per una collaborazione. Spero di tornare da Elena con dei progetti, con delle candidature, e nel supportare, diciamo, le donne anche nel partecipare alle vostre competizioni. Ringrazio Monica e attraverso lei l'associazione Women and Technologies, con cui siamo sicuramente in contatto. Porta i nostri saluti a Gianna Martinengo, persona che tanto ricoinvolgeremo, non ci scappa, prima o poi la riprenderemo sicuramente, al di là degli impegni che aveva oggi in maniera, diciamo, pregressa. E grazie a Sara per questa sua esposizione così chiara e così matura, consapevole. Grazie. E grazie a Giorgio. Io ringrazio anche le mie colleghe, Valeria Dudisco, dalla sede di Bruxelles, Paola Paccara e Susanna Paoli in particolare, che hanno contribuito all'ideazione e all'organizzazione di questo webinar, insieme anche a Stefania Ridolfi. Quindi tutte donne, di nuovo. Però ringrazio anche Fabio degli Esposti, che ci ha supportato tecnicamente, perché, insomma, per una logica di parità, poverino. Fabio, consentici la battuta, ci approfittiamo di te. Grazie a voi, è un piacere. Allora, di nuovo grazie a tutti. Io dico, le slide saranno rese disponibili sul nostro sito, come anche la registrazione di questo webinar, e ci rimandiamo al prossimo appuntamento, alla prossima occasione, magari in autunno. L'autunno in Umbria è bello, se riusciamo a vederci fisicamente, magari abbiamo anche il vino nuovo che non guasta. Vi ringrazio a tutti. Grazie di nuovo. Ciao. Grazie di nuovo, grazie di aver partecipato. Buona giornata. Arrivederci a tutti.